Signora Gorgia, l'intervento ha messo in evidenza in modo molto chiaro qual è la situazione in questo momento. Parlando ultimamente delle AI, insomma, vanno fatte, durano 4 anni e la serie, in questo caso, ma diciamo più di 70 aziende in Friuli Venezia Giulia presentate nel 2005 sono già scadenze non autorizzate. Quindi parliamo di un ente sovracomunale che non è presente, che non norma certe situazioni. Quindi possiamo ben fare tutte le osservazioni. Forse in un contesto così immediato, l'affermazione che cosa saranno queste tabelle, alla fine non ha senso se chi è predisposto ad attuare le normative o i metodi per poter arrivare ad una giusta condizione di lavoro, di metodologia, non è attuale, insomma, a questo punto anche i sindaci hanno diciamo, delle difficoltà. Volevo giusto così allacciarmi a quello che è stato detto prima, sugli atteggiamenti che magari il comune anche stasera è stato detto nel confrontarsi che in una zona ci sono le polveri sottili e ci sono anche urne. Ci mancherebbe questo, penso che sia eticamente sbagliato fermare questa situazione, nel senso che se uno sa che c'è una situazione particolare in una zona è giusto che si interessi e che faccia, faccia i giusti ragionamenti. Riguardo alla differenza tra tavolo tecnico e conferenza dei servizi, anche questa è un'informazione. Il tavolo tecnico era stato composto dal Comune Cividale, dall'ARPA, dal Comune di Moimacco, con la provincia e con la direzione ambiente della regione per verificare lo stato di attuazione del monitoraggio e quindi quello che erano gli sviluppi. La conferenza dei servizi è diciamo un'altra cosa, viene convocata quando c'è rilascio delle autorizzazioni, quindi viene discussa, viene rilasciata e alla conferenza dei servizi partecipano sì i sindaci sulla quale ricade in questo caso l'attività, anche Moimacco perché fa parte di un piano territoriale regionale, di una zona industriale, partecipa l'acquedotto Poiano perché è gestore dello smaltimento delle acque, partecipa. Sì, no, sto parlando di questo dell'AIA, nel senso che sono due cose differenti, nel senso uno era nato per la zona industriale, per le polveri sottili e vedere. Sì. Ecco, nella conferenza AIA l'unica competenza che ha l'amministrazione comunale è verificare a livello urbanistico la compatibilità, nel senso se quel capannone, quel terreno, quel lavoro fatto ha le giuste concessioni, nel senso che uno fa la casa, deve avere il permesso di costruire, deve avere la DIA, deve avere qualsiasi. Ecco, la competenza. C'è il regio decreto. No, esatto, ci arriviamo anche a questo. Allora, può far capire tutto anche questa situazione. Siamo nel 2010 e siamo ancora governati da leggi del regio decreto in cui podestà, lo sappiamo questo. Però voglio dire, di chi è la competenza in questo caso di un'attività che è svolta su un comune che non è il nostro? Nel senso che effettivamente il comune di Remanzacco potrebbe anche lui appellarsi al regio decreto di una fonderia che sta a Cividale. Potrebbe essere perché dice inquina, mi appello, però voglio dire la competenza è del comune di Moimacco o del comune di Cividale. Dobbiamo chiarire anche questi concetti. Noi adesso ringrazio la signora Goppi del consiglio, lo verificheremo. Se saranno da fare le giuste azioni le faremo. Nessuno si è mai nascosto dietro un dito da questo punto di vista, perché ci siamo esposti, stiamo mostrando la faccia. Il fatto di aver organizzato questa serata per noi è importantissima, nel senso che l'informazione è importante, far capire alla gente cosa si sta verificando a livello regionale, in cui uno non ha un punto di riferimento. 76 AIA chieste, 16% autorizzate. Faccio un piccolo esempio. Così, per dovere di cronaca, siamo stati in conferenza del servizio per autorizzare l'AIA della FABER Industrie. Il comune di Moimacco ha fatto delle osservazioni e ha bloccato l'AIA. Perché? Perché a livello di relazione, a livello di disposizione di progetti, non era ancora. Si poteva ancora rilasciare, quindi hanno risolto il problema. Sono passati un paio di mesi, è stata riconvocata, ha risolto il problema. Cioè noi abbiamo avallato quello che era la nostra competenza, la regione di conseguenza ha rilasciato l'AIA. Questo è un po' il percorso, però si sta valutando un po' tutte le situazioni in questo campo, non è che cerchiamo di tralasciare qualcuna perché vogliamo, come dico, abbiamo interessi o meno, non c'è nessun interesse, dobbiamo in un certo modo proteggere le comunità,
però dobbiamo anche continuare nello sviluppo, perché se un'attività vuole insediarsi nella zona industriale, sicuramente noi non saremo a dire di no, però cercheremo di monitorarlo e controllarlo con quelli che sono gli aspetti normativi vigenti. Questo è importante da dire. Detto questo, Luciano Zozzè, non il presidente Coro di Confluri di Venezia Giulia.